poi arrotondo su tutta la bocca e si lascia fino alla fine tutta la bocca da guidare. 10 euro la bottiglia da 75. Un giorno dell'incontro tra di questo piccolo gas che sta nascendo, che o meglio già ha qualche anno, e nasce per aiutare un'amica che ha una piccola azienda agricola sulla Piana del Sele, e poi col tempo è nato sia come numero di fruitori, cioè persone che vengono a comprare a chilometro zero i prodotti, e sia come vedremo stasera persone che propongono i loro prodotti. Abbiamo due cooperative sociali che sono Capovolte e Raccogliamo, entrambi cooperative sociali che fanno produzione di prodotti, capovolti di trasformazione di prodotti ortivi. Raccogliamo invece, producono zafferano e lo trasformano con altri prodotti. Ci sono un gruppo di giovani di Cava che producono miele con le api, ma per passione. Poi il principio di ogni gas è quello di valorizzare il territorio, dare supporto alle aziende che producono. È perché anche una coltivazione diretta, cioè praticamente dal produttore al consumatore. È proprio un valore a 360 gradi, anche contro lo spreco alimentare, perché molte aziende agricole producono e poi non riescono a darlo alla grande distribuzione il prodotto, invece così uno lo va a prendere direttamente alla fonte e hai anche ridurre lo spreco alimentare. Abbiamo messo i primi passi seguendo il percorso del padre di questo mio amico, che è un'azienda a Cava di agricoltura, e niente, piano piano, iniziato per gioco, ci siamo appassionati e abbiamo deciso di iniziare questo progetto nostro, chiamato appunto Breaking Beat. Progetti futuri, sicuramente allargare la produzione, continuare a esplorare il mondo dell'agricoltura, di cui stiamo imparando tanto, e poi magari iniziare anche a vendere il nostro miele, i nostri prodotti, che sono anche appunto candele, gadget, stampati in 3D.